Sabina Lazio, la 10 Sassuolo. Prima Mercuri da Ceccobelli, vediamo se prova a puntare De Camargo. Mercuri Ceccobelli, lì davanti c'è Agostino, ci pensa un po' a Ceccobelli, arriva adesso la palla in diagonale verso Neroni, attenta Spinola, passa in mezzo a due, Spinola cerca la palla sul secondo palo, arriva adesso, incredibile, Mastalli non riesce nel capino. Tutto corto, Ciancarulo, gol mancino! Il pallone entra in porta, 1-0, Sabina Lazio. Mettiamo il triangolo, le ragazze della formazione ospita, Spinola, alza per Ramos, controlla, confiltra il pallone, Fossi ancora Spinola, si riporta avanti, spinge la 10 con Spinola che va a puntare Ciancarulo, sposta sul sinistro, Spinola, gol mancino! Nicoletta non controlla, ma è Ciancarulo ad allontanare, c'è Stupino, uno contro uno, Stupino, il tiro di punta, blocca Frisac. Allora inizia la ripresa, Porto, una bomba di De Camargo, finisce sul corpo di De Santis ed entra in rete, 1-1, in parità adesso. Quella da Ramos, sull'ape si ritorna da Perelli, a terra Ramos, ma tutto buono. Alza il pallone, attenzione a Perelli, la blocca Nicoletta. La Spinola, il pallone è per lei, vediamo se riesce a metterla dentro, sì, ma c'è Mercuri. Se la ritrova Mastalli, prova la conclusione, se la ritrova ancora la numero 10, servita De Camargo, Spinola, Nicoletta e poi Mercuri salvano il Sabina Lazio. De Camargo, Perelli, no look di Spinola che induca da De Camargo, Mastalli, De Camargo, la suolata, riesce a infilare, palla in rete, il vantaggio della 10 Soccer di Livorno. Lancio per Mastalli, la mette giù, bene la numero 10, suolata, fa salire i suoi compagni, Spinola, finita il tiro, De Camargo, ancora da Spinola, combinazione, Spinola, Nicoletta. Attenzione al contropiede arancio con Daddato, arriva De Camargo, De Santis rinvia su De Camargo, pallone ancora buono, Spinola non subisce fallo, Agostino vince il rimpallo, il costretto ad uscire Frisac, quindi Ceccobelli prova a saltare ma non c'è più tempo, finisce 1-2 tra Sabina Lazio e la 10, vincono le ospiti.